Buonasera a tutti, spero che ci siate, insomma che ci sia qualcuno di là dal mio apparecchio. Sì, grazie, la prima che saluta, ciao, quindi so che c'è qualcuno. Allora, buonasera a tutti, siamo qua per questo ultimo appuntamento dell'anteprima dello Scarabocchi Festival. Io sono quello che deve parlare dell'orecchio, quindi di una delle parti del corpo più particolari. E come gli altri, insomma, miei colleghi, sarò qua a disegnare, sono il mio studio. Intanto mi presento per quelli che stanno entrando, mi chiamo Alessandro Bonaccorsi, molti mi conoscono per il progetto che sto portando avanti negli ultimi anni, che è il Disegno Brutto, che è un progetto fatto di corsi, di libri, insomma, di contenuti, di modi per far tornare le persone a disegnare, senza preoccuparsi del fatto che un disegno sia bello, sia brutto, insomma, senza preoccuparsi della parte estetica, ma solo del fare. E quindi vi porterò in un mondo, di questo tipo, e vi faccio vedere come ragiono io quando disegno, come sragiono quando disegno. E voglio proprio iniziare con questo orecchio, cioè con la sfortuna che mi è toccata di dover disegnare degli orecchi, io che tendo a non disegnarne mai. Allora, vado qua, vi faccio vedere come disegno un orecchio in grande, perché disegnare una cosa che in genere è più piccola in grande fa sempre un certo effetto. E tra l'altro mi rendo conto che disegno il mio orecchio, non so perché, però evidentemente lo conosco e mi viene da disegnare il mio orecchio, cioè con il mio lobo. È così, cioè c'è una memoria, evidentemente l'ho vista abbastanza, mi sono guardato abbastanza nello specchio in tutti questi decenni e quindi so come è fatto il mio orecchio. E vedete, guardate se adesso si confronta, si vede un po' nella ripresa, vedete che gli assomiglia un po', non proprio, però insomma la forma è quella. Ed è già più grande del mio orecchio, quindi fa un effetto molto strano, perché inizia a perdere la sua forma, la sua funzione, l'ho decontestualizzato, l'ho messo là. Se ci siete, io voglio farvi fare una cosa, iniziare con una cosa un po' particolare, vi chiedo anche di farla voi stessi se volete. Cioè, io mi sono detto, intanto saluto le persone che stanno entrando anche adesso, e mi sono detto, ma come faccio a disegnare il mio orecchio? Faccio solo a memoria? E allora ho pensato, ma faccio una foto, ho detto, però farsi una foto all'orecchio non è facilissimo, cioè devo mettere qua col cellulare e poi non vedo. Perché l'orecchio è una cosa che va sui lati della testa, no? Alle volte ci dimentichiamo di farla. E poi ho guardato i miei disegni e ho detto, ma io non disegno mai gli orecchi. Ho detto, ma perché mi è andato l'orecchio? Guarda che fortuna che hanno avuto Scarabottolo che disegna sempre i piedi e gli hanno fatto disegnare i piedi a me l'orecchio. Perché? Cioè, l'hanno fatto apposta. E quindi mi sono detto, come faccio a fare un autoritratto del mio orecchio se non mi guarda allo specchio? Ma comunque anche se mi guardassi allo specchio, adesso sto provando. Cioè, per vedere bene l'orecchio, non riesco a guardarmelo, cioè se voglio guardare l'orecchio, faccio fatica proprio, mi viene il torcicollo. Allora ho fatto una prova e ho fatto una cosa un po' particolare, nel senso che ho appoggiato il foglio qua e ho detto, ma qua c'è l'orecchio, quindi posso, se voglio, posso provare a ricalcare il mio orecchio. Allora ho fatto una cosa del genere. Ed è un'esperienza abbastanza di quelle che si fanno da adolescenti, abbastanza stupida, perché dà veramente fastidio all'orecchio. C'è rumore e viene una forma che ovviamente non è la forma esatta del mio orecchio, però è una prima cosa. E mi sono accorto anche che riuscivo a fare un'altra cosa, cioè, e la vedremo anche dopo, cioè che toccandomi l'orecchio riuscivo a disegnarlo. Adesso faccio un passaggio tecnico, sentirete un po' di rumore perché sposterò la mia telecamera in modo da riprendere la mia mano. Ho una cosa un po'. Ah, ecco qua. Aspettate che sennò. Ok, io non ho assistenti, solo me stesso, quindi ecco qua. Allora, mi sono detto, come faccio a disegnare il mio orecchio e mi sono accorto che se voi iniziate a toccarvi l'orecchio, cioè se io mi inizio a toccare l'orecchio,
Dico, beh, sai che qua è dove si congiunge al cranio e poi fa una curva. E toccando, mentre io adesso mi sto toccando l'orecchio, quindi adesso non posso farvi vedere, però mi sto toccando l'orecchio, sto cercando di disegnare la curva del mio orecchio. Qua c'è il lobo e poi qua c'è dentro una parte un po' più complicata e qua c'è il raddoppio, c'è una sorta di raddoppio, no? Insomma, l'orecchio ha questa forma un po' particolare che riesco a capire nonostante non me lo stia guardando. Ha detto, beh, interessante, però mi piace questa storia dell'orecchio. Insomma, mi sono iniziato ad appassionare molto al disegno dell'orecchio. Allora vi faccio vedere che tutti quelli prima di me si erano stampati delle gran cose, tutto. Io invece ho fatto una ricerca un po' casuale vediamo un po', sull'orecchio. E mi sono messa a disegnare orecchie, a studiarli. E ho iniziato prima di tutto a disegnare proprio delle forme di orecchio. E con il disegno poi io mi faccio molto trasformare perché mi faccio molto trasportare perché mi piace molto la trasformazione tra un disegno e un altro. Quindi, come vedete, lavoro con dei materiali difficilissimi da trovare. Molto pregiati come blocchetti da telefono, penne, non so che mi regala il benzinaio, quindi non mi pongo molto il problema, mi pongo il problema più del disegno. E questi orecchi, adesso ve li metto così, ho fatto una sorta di sequenza, alla fine un orecchio mi sembrava quasi prendere vita, e lì dove crea il cerume mi è diventata una sorta di occhio di profilo. E là questa cosa qui mi interessava sempre di più, perché ho detto, cavolo, però è bello disegnare orecchi. E tra l'altro mi sono reso conto che io sono toscano e quindi mi viene da dire orecchi, non orecchie. Cioè se dico orecchie faccio quasi uno sgarbo, cioè mi sembrerebbe un modo, bah, così poco interessante di dire. E essendo toscano mi è venuto in mente che, guarda un po', mio babbo mi diceva sempre, io ho l'orecchio mio babbo, ma poi le orecchie a sventola, un po' grandi, e diceva che aveva le orecchie etrusche, cioè la sua cosa era le orecchie etrusche. Poi io mi chiamo Bonaccorsi, quindi quando sono diventato più grande ho detto, ma come facciamo ad avere le orecchie etrusche, il cognome che in realtà sembra siciliano, cioè ma da dove, siccome mio babbo qui non... E in effetti questa cosa qua delle orecchie etrusche però è interessante perché gli etruschi erano tra i pochi popoli antichi interessati alle orecchie. Cioè, se voi fate una ricerca su dei libri di storia, così, vedete che non è che ci siano tutte queste orecchie disegnate. E le trovate negli Etruschi. Gli Etruschi facevano delle orecchie votive. Cioè, c'erano proprio solo delle orecchie che loro usavano. Gli Etruschi erano molto superstiziosi, avevano tutte delle loro idiosincrasie. Ed erano molto... Come si dice, erano una sorta di dandy, erano molto eccentrici, per cui i romani dicevano non fare le cose all'etrusco, non ti vestire all'etrusco, quindi significava con dei cappelloni tutti colorati, tutti. E insomma, loro facevano queste orecchie, tant'è che se andate in Toscana ci sono ancora delle botteghe dove fanno gioielli all'etrusca e fanno un sacco di orecchini, che sono molto, molto particolari. Mi sono messa a studiare l'orecchio, allora vi faccio vedere che una delle cose che io vado a fare, poi mi piace molto andare a cercare appunto, come avete capito, cosa succedeva nella notte dei tempi. Ho visto che nel Neolitico orecchie proprio zero, nessuno disegnava orecchie. Quindi ho detto, beh, vabbè, magari, che ne so, non erano interessate le orecchie, magari le orecchie erano tutte coperte da, non si facevano i capelli, quindi erano i capelli che li coprivano. E quindi vado a cercare. Gli Egizi trovo, mi ci è voluto un sacco, e ho trovato molta soddisfazione con gli Egizi. In particolare, nella scrittura ieratica, c'è questo segno qua. La scrittura ieratica non sono i geroglifici, ma sono le scritture che gli scribi usano poi per motivi religiosi tutto, e soprattutto devono essere veloci anche per scrivere. Ora, mi invito, voi disegnate tutto quello, non vi ho detto, però... A me interessa molto disegnare i particolari, i segni, cioè cogliere le cose, decostruirle, destrutturarle. Quindi,
Disegnate tranquillamente quello che disegno io, oppure anche solo quello che trasformate in disegno ciò che io dico, non è un problema. E insomma, c'è il simbolo dell'orecchio, viene usato questa cosa qua, che poi a guardarla bene dal punto di vista anatomico, a me sembra proprio che l'orecchio sia l'orecchio, questa parte qua, con la parte interna, con quella che c'è, cioè, tutto il Golgi, tutti questi nomi stranissimi, no? Perché l'orecchio in realtà è quello che noi distendiamo a disegnare, il padiglione esterno. E non solo, mi sono reso conto che gli altri animali non hanno orecchie, solo le scimmie. Scimmie hanno delle orecchie grandi, gli scimpanzé. Però gli altri non hanno orecchie, o hanno dei buchi, oppure hanno delle orecchie sulla testa. Cioè, l'orecchio è proprio una cosa molto particolare che rende l'essere umano particolare, cioè una delle cose più caratteristiche dell'essere umano, ci picchia. E allora, sempre studiando, mi sono messo a guardare e ho detto, ma va che quegli strambi dei sumeri non abbiano tirato fuori qualcosa anche loro sull'orecchio. E lì mi è andata una chiave interessantissima su quello che consideriamo un orecchio. Questo che vi faccio è una parte di una scrittura cuneiforme, e come vedete, cioè, sono queste due frecce quasi che entrano dentro l'una dentro l'altra. Questo è l'orecchio, questa è la comprensione delle cose. Cioè, i sumeri e anche gli egizi erano interessati proprio all'orecchio come organo. E sapevano che da lì entrava la conoscenza, entrava la parola. Non è una cosa scontata, è questa. Perché la maggior parte di noi, la maggior parte dei popoli, tutto tende a dare maggiore importanza alla visione e quindi a disegnare occhi, occhi su occhi, a usare gli occhi come simbolo, gli occhi, il cerchio, a far diventare tutto occhio, la occhio è un occhio. L'orecchio, poveretto, è sempre rimasto ai margini, come lo è ai margini della faccia. I romani, trovate, perché i romani disegnavano in modo realistico, cercavano di fare le sculture in modo realistico, e ho trovato che quando celebravano il trionfo di un condottiero, avevano uno schiavo che doveva andare all'orecchio del condottiero e sussurrargli: ricordati che sei mortale, ecco un po' l'altruismo, ricordati che devi morire, sì, festeggia, festeggia, ma vedrai che... Quindi l'orecchio è usato proprio come monito, no? E poi c'è questa cosa di parlare nell'orecchio, che è una cosa disdicevole, no? Quindi mettere una mano vicino all'orecchio, eh? Se lo creiamo come se fosse un simbolo. È interessante perché adesso ho messo la mano dietro, se la metto davanti, quindi l'orecchio non si vede più. È interessante perché sia un segno di ascolto, quindi dimmi, quello del sordo, oppure è qualcuno che ti dice qualcosa a un orecchio. Ed è interessante perché crea un canale, no? Una sorta di tunnel uditivo che ti favorisce. Sempre studiando questi simboli, queste cose d'orecchio, ne ho trovato uno che è una sintesi geniale fatta da, scusate, da una notevole designer che fa sto orecchio come simbolo di Orecchia Cerbo, che è la casa editrice, lo studio grafico di cui lei è titolare, ed è fatto con una parentesi e una virgola, e si rifaceva tra l'altro a una citazione di Rodari. E poi ho trovato un simbolo di orecchio, ad esempio, non lo sapevo, che Bernard Shaw, il drammaturgo, scrittore, a un certo punto si inventa un alfabeto, tradotto in italiano sarebbe l'alfabeto shoiano, cioè l'alfabeto di Shaw, e c'è anche il simbolo dell'orecchio. Ha detto, beh, non era male però questa sintesi di orecchio fatta da Shaw. È interessante questa cosa dell'orecchio, come si disegnano. E poi sono andato a vedere, come vi dicevo, sono andato a vedere gli egizi, perché avevano delle rappresentazioni dell'orecchio, votive in cui, cosa succedeva? Che tu parlavi alla divinità. Ed era interessante perché alla fine, come vi dicevo, sono quasi, non dico l'unico popolo, però l'unica civiltà che rende l'orecchio così importante. D'altronde era anche una delle prime che aveva reso la parola così importante. Quindi hanno queste specie di tavolette in cui ci sono disegnati delle orecchie, tra l'altro le orecchie senza faccia. Quindi sono delle orecchie messe lì. E fanno un certo effetto le orecchie messe lì, perché vi faccio vedere che se voi provate a disegnare due orecchie, le mettete vicine, queste sono sempre le mie orecchie, scusate, ma ognuno ha le orecchie che... E se le ho messe vicine, ho detto, ma cosa succede se tolgo la faccia? No?
E ho detto, ma guarda, cioè quindi mi diventa, se voglio, mi diventa una farfalla. Beh, interessante, questo è l'orecchio farfalla. Va bene, torno agli Egizi e mi sono detto, cavolo, gli Egizi, vuoi che la statua di Nefertiti non avesse delle orecchie bellissime, che lei era, penso, la donna più, non so, più bella, più figa, più del mondo, cioè la prima modella, la prima, non so, ma altro che Belen o tutte le social, le Insta cose, insomma, lei era veramente bella. Vado a vedere l'orecchio di Nefertiti, tutto contento, mi vado a cercare sia su internet, lo sapete, no? A cercare le cose su internet e vado a cercare l'orecchio di Nefertiti, vado a cercare anche sui libri. Nefertiti c'ha l'orecchio rotto. Ha una cosa, ha un orecchio molto piccolo che si capisce che era veramente grazioso e tutto, però ha questo orecchio rotto, tutto, cioè la statua è rotta. E gli Egizi erano un po', ogni tanto proprio, siccome le statue per loro erano molto importanti, le rappresentazioni delle persone erano molto importanti, quindi a volte andavano a rompere i nasi apposta per crearti problemi nell'aldilà. No, voi dite, li mortacci tu, loro facevano questa cosa, si divertivano così, cioè cercavano, facendo dei dispetti proprio grossi all'aldilà di questi personaggi. Quando ho visto questo orecchio, non so se capita anche a voi, però a me capita che faccio delle associazioni visive. E quando ho visto questo orecchio, sono tornato subito bambino e mi è venuto in mente uno delle orecchie più incredibili e più deformi che avevo visto, adesso cerco di farvelo, che tra l'altro ha vari passaggi perché viene pian piano ricostruito, che è l'orecchio di Niki Lauda dopo l'incidente. E qui c'è tutta la pelle che si è tutta tirata perché è ancora tutto bruciacchiato, no? Questo orecchio, che pian piano viene ricostruito e Niki Lauda poi, alla fine, da anziano, aveva una specie di orecchietta di questo tipo, che lui non copriva nemmeno, cioè era in qualche modo fiero. E c'è anche la storia, non so se la sapete, abbastanza pulp, del fatto che quando lui riprende a correre un po' troppo velocemente, secondo i medici, insomma, dopo poco tempo, quando si infila la tuta ignifuga e il casco, poi quando arriva a fine gara, si stacca un pezzo d'orecchio, quindi quel pezzo di orecchio. Ed è stato, insomma, mi ha fatto impressione questa cosa che l'orecchio sinistro di Nefertiti era come l'orecchio sinistro di Lauda. Come vedete, io sto disegnando solo orecchie, solo forme di orecchio. E quello che succede con questo tipo di disegno, a me piace molto la capacità trasformativa del disegno, è che sembra qualcos'altro, inizia a sembrare qualcos'altro. A parte che sembra un ragionamento, sembrano dei paesaggi. Addirittura qua sembra che ci sia una specie di gola e lo potrei continuare e farlo diventare un paesaggio alpino con i suoi pini, i suoi abeti, le sue nuvole. E questo potrebbe essere un ciclope oppure un'altra montagna con un lago. Quindi è interessante come disegnandole le forme rivelino poi i loro rimandi, le loro evocazioni, quindi un orecchio diventa una montagna se tu lo giri. È anche un orecchio disegnato un po' come viene. Altrimenti vi potete mettere là e provare a disegnare. A me ho trovato dei fogli molto verticali, mi sembrano perfetti per disegnare la testa, la faccia, il disegno dal vero. Questo qui è un disegno dal vero che ho fatto toccandomi l'orecchio, come vi dicevo prima, con la mano sinistra e disegnando con la destra. E tra l'altro, disegnando in questo modo, mi sono anche chiesto: ma quindi l'orecchio fa parte della nuca o della faccia? Cioè di fronte o di dietro? Cioè, o solo una cosa di lato? Forse quando uno ha le orecchie a sventola è perché le orecchie, cioè, hanno bisogno di attenzione, forse vogliono farsi vedere. Non lo so, insomma, comunque è una cosa interessante l'orecchio dal punto di vista grafico. Perché si risolve sempre in poche linee. Adesso prendo tutti i miei strumenti preferiti che sono i pennarelli, cose trovate da Tiger. Ho anch'io la matita quella d'artista che hanno usato anche dei colleghi miei che uso solo così per far vedere che ce l'ho, di legno. Ma la cosa interessante delle orecchie è che, insomma, hanno sempre tutte più o meno la stessa forma.
Ovvero che si risolvono sempre in poche linee. Una volta che uno le impara, può disegnare tutte le orecchie del mondo. Cambiano molto queste cose. E se le disegnate con le linee, è un po' un problema perché non riuscite a disegnare, come si dice, gli avvallamenti e le montagnole che si creano dentro l'orecchio. Questo, ad esempio, è un disegno che ho fatto, ho provato a fare dell'orecchio di Lauda. Mi è venuto così e così. Però lo potrei benissimo spacciare se non ve lo dicessi come un paesaggio o come un disegno astratto. Allora, quello che potete iniziare a fare, e vi faccio vedere come fare, è di trovare tutte le variazioni a un orecchio. Cioè, a me piace molto nei miei corsi di disegno brutto fare i campionari. Proprio il campionario è quella cosa che i rappresentanti di una volta tenevano nelle valigette, no? Avevano tutti i vari tipi. Prima nella valigetta c'era il campionario, che ne so, di profumi, di penne, e c'erano tutti i vari tipi di penne che un'azienda produceva oppure che quel rappresentante distribuiva e rappresentava. Lo faccio fare in questo modo, cioè faccio piegare un foglio A4 in tante parti. Volendo si potrebbe fare anche così. Perché cosa succede? Che quando lo riaprite avete una griglia. Se voi disegnate un orecchio in ogni griglia, cosa succede? Che siete costretti, intanto, dalla dimensione del foglio a fare l'orecchio abbastanza piccolo. Se disegnate in piccolo, che vantaggio avete? Che avete meno richiesta di particolari, cioè la vostra mente dice, vabbè, un orecchio visto da lontano, dai, non c'è bisogno di metterci tanti particolari. Puoi farlo anche così, tanto l'importante è che si capisca che è un orecchio. E potete iniziare a fare delle variazioni, cioè allungare la parte alta dell'orecchio, ingrandire il lobo, togliere il lobo, fare le orecchie, quelle che da bambino chiamavamo a bottone, o disegnare delle orecchie molto grandi, le orecchie a punta dei troll. E a me è iniziato a venire in mente poi su questo gioco del campionario delle orecchie, anche le orecchie di persone che conosco. E quindi mi è venuto in mente che mia nonna, così, ha trasmesso in via genetica proprio diretta a mio zio un orecchio di questo tipo. Ho detto, cavolo, ma quell'orecchio lì c'ha solo mia nonna, che è una specie, l'ho sempre chiamata una padella, perché è un orecchio attaccato assolutamente alla nuca, non me ne voglia mia nonna, penso. Lei era molto divertita da queste orecchie perché aveva dei lobi abbastanza grossi, per cui ci poteva mettere dei bellissimi orecchini di perla, che era l'unica cosa che possedeva e che poi abbiamo scoperto anche che tra l'altro erano perle false, e potete continuare qua con le orecchie dall'orecchio di Lauda a fare tutte le variazioni possibili. Altre variazioni sono che ci sono persone che non hanno pieghe, cioè che la piega dell'orecchio ce l'hanno proprio minima. E ci sono persone, ad esempio, che hanno, io ricordo di uno zio che aveva soprattutto poi in vecchiaia, aveva tutto questo ciuffi di peli che gli uscivano dalle orecchie. E quindi se faccio un orecchio così mi viene in mente mio zio. Oppure se faccio delle orecchie, ci sono persone che hanno le orecchie più attaccate e così via. Potete fare tutte le variazioni possibili. E la cosa che a me interessa di questo tipo di ragionamento disegnato è che man mano che tu capisci quali sono le variazioni possibili di un orecchio, tra cui c'è anche l'orecchio quello chiuso, no? Che visto di profilo diventa così, che ha sventola ma a bottone chiuso. Oppure l'orecchio a sventola che di profilo tu lo vedi in questo modo, perché non riesci più a vedere tutto il padiglione, cioè vedi l'esterno del padiglione e qui c'è l'attaccatura, no? E questo tipo di variazioni sono interessanti perché alla fine tu hai buone probabilità di disegnare un orecchio che sia esistito, che esista o che esisterà. E questo lo puoi fare con tutte le cose, perché le variazioni non sono così infinite dopo tutto. E quindi c'è la buona probabilità che tu riesca a cogliere una variazione che c'è stata, che ci sarà o che c'è adesso nelle orecchie delle persone di tutto il mondo. E allora mi sono anche chiesto se, ha detto, ma figurati, ci sono le chiromanti e tutto, vuoi che non ci siano le aurimanti? No, non ci sono. Quindi il mio invito è anche se qualcuno vuole sviluppare una nuova tecnica di lettura della forma delle orecchie, secondo me è interessante. Probabilmente ci ha provato anche, non so, Lombroso, su questo non sono così ferrato. E l'altra cosa che è interessante delle orecchie, secondo me,
è che a un certo punto alcune divinità iniziano a disegnare delle orecchie diverse, cioè ci sono delle divinità, tra l'altro anche egizie, in particolare una di cui adesso vi parlo, che hanno delle orecchie strane. Cioè sono andato a vedere Hathor, che è bellissima, è un po' rispetto a Nefertiti, tutta la faccia un po' più larga, però è bella, una gran bella donna, insomma, una gran bella egizia. E cos'ha lei? Ha delle orecchie così. Ah, mi è venuto subito in mente i fumetti di Stan Lee, quindi Submariner, insomma, queste orecchie da pesce. Ho detto, ma dai, guarda che aveva delle orecchie da pesce, è una cosa così. Sono queste sculture in cui lei ha questo orecchio. Poi sono andata a cercare, e non erano le orecchie di Submariner, non era una conchiglia, ma in realtà erano orecchie da mucca. Ho detto, ma cavolo, chissà che mucche avevano in Egitto. E ovviamente c'è un passaggio simbolico, no? Perché le orecchie da mucca sono così. E in effetti, mettere delle orecchiette da mucca a delle facce umane, insomma, fa un effetto un po' strano. E ho visto che poi l'hanno fatto anche a Chelo, adesso non la mia pronuncia, non so se, che era una divinità greca, insomma, che era un personaggio della mitologia greca. E quindi questa ripetizione di mettere orecchie di altri animali era una cosa interessante. A Thor ce l'aveva perché era bellissima con le orecchie di vacca perché era, e non è un, ora detta così sembrerà che voglia fare della facile ironia, ma è proprio scritto sui libri di storia che la grande mucca celeste, cioè c'era questa idea che ci fosse questa grande creatrice celeste, no? Che crea il mondo, il sole, quindi diciamo il cosmo, che fosse una mucca, che in effetti faceva tanti vitellini, quindi perché no? Un'altra cosa che vi invito eventualmente sulla quale ragionare è questa cosa che io odio tantissimo dell'iscrivere la faccia dentro delle proporzioni, no? La odio perché in genere non, perché sono completamente anti-accademico, sono completamente autodidatta. E non riesco mai a fare delle cose decenti in questo modo. Poi mi sembra già così di aver fatto DiCaprio nella Maschera di Ferro, no? Quindi faccio il mio occhio. Caso qua mi viene subito da mettergli una mascherina, se volete. E se metto la mascherina, qua mi dicono le proporzioni, l'orecchio deve stare in effetti tra l'occhio e la bocca. E se c'è la mascherina, però, l'orecchio tra l'altro tende ad aprirsi un po' e quindi tu hai queste righe qua che prima non c'erano. Quindi è molto probabile che se ci saranno dei ritrovamenti archeologici non so, tra 1000 anni del periodo che stiamo vivendo, penseranno che c'erano sicuramente dei riti sciamanici per cui l'essere umano aveva iniziato a raffigurarsi con una bocca scura. O di vario colore, oppure che non aveva bocca, insomma, che c'era una popolazione di senza bocca, invece siamo noi con le nostre mascherine, che danno tutto un altro senso alle orecchie perché si nobilitano in qualche modo perché diventano utili, no? Delle cose molto utili e ci servono per appoggiarci le cose, quindi per agganciarci la nostra mascherina. Allora, vado avanti con il nostro ragionamento sull'orecchio e voglio farvi vedere cosa succede se disegniamo una faccia frontale senza orecchie. Quindi faccio dei capelli che siano abbastanza attaccati alla faccia, disegno un po' come viene, non mi preoccupo molto ecco. Poi la bocca, guardate, mi sforzo, cerco di fare delle labbra. Ecco, faccio il collo, faccio una bella camicia facis. Ecco. Non ho messo le orecchie. Beh, non è che, cioè, che sia successo granché, non è che, secondo me, non me ne accorgereste nemmeno. Se rifaccio la stessa faccia ci provo, perché faccio, metto la bocca e tolgo il naso. Beh, voi dite, cavolo, ma guarda che quello lì non ha il naso, eh. È un problema, non ha il naso, è sfigurato, fai qualcosa.
Ti c'è un naso. E probabilmente succede la stessa cosa se io provo a fare il... faccio la stessa faccia e non ci metto gli occhi. Cioè, voi dite, ma guarda che non hai fatto gli occhi, eh? Cos'è, cieco? Ha dei buchi? Siamo in un libro di Saramago, no? Non so. E se è la stessa cosa se faccio gli occhi? Faccio il naso e non metto la bocca. E voi dite, ma nasco alla bocca? Alla bocca cucita? E invece le orecchie, probabilmente non ve ne accorgete nemmeno che questi quattro personaggi non hanno le orecchie. Oppure se ve ne accorgete dite, vabbè, ma al solito l'artista, il disegnatore si è dimenticato le orecchie, ma tanto a cosa ci servono le orecchie dopo tutto? Cosa c'entra? Producono cerume? Quello che sappiamo è che producono molto cerume e le orecchie sembrano non esistere nel disegno. Eppure se io qui aggiungo, inizia a dare tutta un'altra fisionomia al... Vedete come cambiano, diventano più umani, più realistici. Però l'idea che l'orecchio sia una parte trascurabile è molto interessante. Un'altra riflessione che ho fatto sull'orecchio è che a un certo punto, come vi dicevo, vado a vedere gli Etruschi, e tra l'altro vado a vedere gli Etruschi perché mio babbo mi aveva detto che gli Etruschi hanno le orecchie in un certo modo. Infatti non ho trovato Etruschi con le orecchie a sventola, quindi mi sarebbe piaciuto poi chiedere a mio padre perché diceva che avevamo le orecchie etrusche. E sono andato a vedere una delle opere più famose, la tomba degli sposi, no? Il sarcofago degli sposi, e ho detto, ma secondo me mio babbo avrà visto quello, dai, non era un etruscologo, cosa vuoi che... E la tomba degli sposi mi ha colpito, perché adesso proverò a fare semplicemente il viso, ma non ci riuscirò ovviamente. Ma lo voglio fare solo per farvi vedere una cosa. Cioè, nella tomba degli sposi il maschio sembra che abbia fatto il lifting, cioè ha un occhio molto allungato, ha quest'occhio quasi felino, bellissimo, che tu dici, ma cavolo, allora se fosse un... se lo incontrassi sarebbe un gran bel... un gran bell'uomo, ed è come se qui ci fosse una freccia, cioè qualcosa che tira, e l'orecchio è qua, cioè l'orecchio è molto in alto. Adesso il mio disegno è molto impreciso, però c'è questa idea, loro mantengono questa idea, occhio-orecchio, e quindi c'è l'orecchio molto in alto, che dovrebbe essere in linea più o meno con l'occhio, ma siccome l'occhio spinge verso l'alto, c'è questo orecchio qua. E in effetti ho detto, ma stai a vedere che mio babbo aveva visto questo, e quindi diceva queste orecchie alla troll che avevano gli Etruschi. Questa linea qua, tra l'altro così tirata, voi la trovate spesso in delle sculture viventi, che si vedono molto anche in TV, se guardate la TV, o comunque, insomma, che non sono, fanno impressione vederti dal vivo, che sono molte... persone di una certa età, magari attrici o persone famose, che si fanno il lifting e quindi hanno questa cosa tirata. E tra l'altro, probabilmente l'orecchio dopo il lifting, io mi sono sempre immaginato che qua dietro ci sia, dietro l'orecchio, quindi se guardate la nuca, almeno io mi sono sempre immaginato così, di qualcuno che ha fatto il lifting, secondo me qua dietro ci dovrebbero essere tutte delle pieghe, una sorta di lenzuolame, non so, di pelle, che deve essere nascosta, perché mi hanno sempre detto che sì, perché mettiamo poi la pelle, viene messa dietro, e quindi io mi immagino tutte queste pieghe, no, delle persone che a un certo punto poi le orecchie iniziano a diventare a sventola per forza, perché non c'è più spazio per tutte le pieghe dell'orecchio. E quindi l'orecchio è una cosa veramente... mi interessa sempre di più. Poi c'è un altro fatto simbolico dell'orecchio. Cosa succede? Quando disegniamo in questo modo, come disegno io, come cerco di far disegnare le persone, lavoro molto sul segno, sulle linee, e quindi, come vi dicevo prima, mi interessano molto le trasformazioni, cioè ciò che quelle linee iniziano a dirmi. E c'è un'idea legata alla spirale, perché sono in realtà gli apparati interni dell'orecchio, molto interessante, e quindi legare l'idea dell'orecchio a una spirale
È interessante perché in realtà già tutto si ripiega su se stesso, ma se qua c'è una spirale, è un po' come andare a dire che entra la comunicazione, si infila dentro e arriva e mi aiuta nella comprensione, no? Come se ci fosse un tunnel, che effettivamente è quello che poi succede nell'atto dell'ascolto. Un'altra cosa che mi piace fare quando disegno, quando devo esplorare qualcosa che non conosco, è di andare a vedere l'etimologia della parola. Sono andato a vedere l'etimologia della parola orecchio, sto contento perché ho detto, stai a vedere che c'è aurum, e invece no, non c'entra niente oro con orecchio, però era interessante vedere come nella parola orecchio ci sia compreso l'ascolto e come in qualche modo da sempre l'orecchio e l'ascolto siano secondari alla vista e all'occhio, quindi che siano, come si diceva prima, dei sudditi. Però ho detto, beh, c'è qualcuno a cui l'orecchio serve tantissimo, e come disegna? Quindi ho detto, proviamo a chiudere gli occhi e a disegnare con le orecchie. Però dici, come faccio a disegnare con le orecchie? Ad esempio, se tu sei cieco, cioè, ho detto, ma scusa. L'orecchio, mi è venuto in mente, è l'occhio del cieco. È costretto a lavorare con le mani oppure con l'orecchio, perché non è mica detto che tu riesca a disegnare sempre ciò che tocchi, ma anche ciò che ascolti. C'è un modo di disegnare ciò che ascolti? Beh, ad esempio voi non lo sentite perché siete da altre parti, in altri luoghi. Ma io sento, siccome qua sotto ho una via sotto il mio studio dove ci sono delle friggitorie, delle gelaterie, sento chiaramente il rumore di una sedia e quindi posso, se disegno con le orecchie, disegno la sedia, che sedia sarà? Non lo so, però inizio a disegnare sedie. E quindi l'orecchio mi fa ascoltare questo strascinamento della sedia e inizio a immaginarmi che sedie può avere. Saranno quelle sedie di ferro classiche delle gelaterie. E posso immaginarmi un mondo adesso che sento il vociare delle persone e quindi mi posso immaginare le persone che passano a passeggio. Non so, qualcuno possa immaginare un gelato. Insomma, con l'orecchio posso in qualche modo, certo, lavorando molto con l'immaginazione, riuscire a far entrare suoni e percezioni che siano interessanti e che posso trasformare con l'immaginazione. Ma continuo a farvi vedere orecchie perché a me tutti questi orecchi, se li guardo tutti insieme, a parte che iniziano a farmi anche un po' impressione, fanno quasi paura perché, vedete, c'è cioè, tutto questo orecchiame. Il suo effetto, nel senso, tutte queste orecchie viste da sola, a parte ora sembro un collezionista di orecchie, quindi di parti anatomiche, no? Ma non lo sono, sì. E sono interessanti, sono inquietanti, come io continuo a vederci delle cose che ci guardano. E questo invito anche voi a vedere cosa le immagini da sole vi dicono, cioè se voi disegnate un orecchio e lo togliete dal suo contesto, il suo contesto è la testa. Mettetelo da parte, guardatelo da soli. Ah, mi sono reso conto che, ad esempio, se io faccio un orecchio che cammina, cioè se faccio un orecchio che cammina, quindi personifico un orecchio, anche se sia un grande risultato, cioè mi viene da dire che difficilmente riuscirò a trasformarlo nel personaggio di un racconto famosissimo come può essere successo al naso o di un film come può essere successo alla mano. L'orecchio sembra che faccia un po' fatica, anche se adesso disegnato così ha una certa eleganza, perché ha un andamento abbastanza sofisticato, insomma, e me lo immagino anche con la sua compagna orecchia. Che così ancora sembra un cetriolo, sembra una compagna cetriola, ma nel momento in cui ci mettete la piega e date forma, vedete che
la compagna, molto, sono una coppia molto ben sortita, insomma, si amano e passeggiano tranquillamente in questo mondo tutto fatto di orecchie, in cui tutto si ascolta, con le loro. Hanno un'economia basata sul cerume, ovviamente, con cui riescono a fare tantissime cose, fanno mattoni e parlano poco perché non riescono a sostenere poi il rumore, quindi è un modo abbastanza silenzioso. Voglio farvi vedere cosa succede, che anch'io esattamente non lo so perché non ci ho provato, cosa succederà mai se io provo a disegnare un orecchio, perché questi in grande, perché queste sono orecchie piccole, cioè queste orecchie qua sono più o meno della dimensione di un orecchio vero. Adesso faccio la prova, misuro il mio orecchio, lo riporto qua. Guarda, ma guarda là, ho disegnato proprio un orecchio vero. Quindi, nel caso se mi dovesse succedere una cosa alla Lauda, io qui ho anche un campionario di orecchie, nel caso per un'eventuale ricostruzione posso farmelo fare, oppure se voglio farmi fare delle sculture votive etrusche. Posso ragionarci. Allora, ma cosa succede se disegno un orecchio in grande, quindi? Cioè, se faccio un orecchio spropositatamente grande, cosa succederà mai? Vediamo. Intanto, la forma. Qual è la forma dell'orecchio che voglio fare? Io prendo sempre la mia. Questo orecchio con un lobo molto carnoso, la parte del padiglione. Ecco qua. Poi qua c'è la pieghetta, io almeno la pieghetta ce l'ho così. Questo è un foglio a tre, sto disegnando su un foglio a tre. Qua bisogna, quando disegno in grande, la mia mente dice, mette un po' di ansia perché dice, devi metterci particolari, cioè fammi vedere le cose. Guarda che lo stiamo guardando da molto vicino, quindi qua dovresti far bene. Io mi aspetto qua che ci sia il Golgi, ma te lo dico, guarda, qui c'è il Golgi, è dentro il Golgi. So che ti piace molto il suono della parola Golgi, del nome, come se dentro ci fosse un personaggio, no? Giovanni Golgi. Tra l'altro non mi ricordo come si chiama, veramente solo Loretta Golgi. E qua continuate a fare il vostro bell'orecchio, eh? Si riunisce, ci sono queste pieghe, il suono viene convogliato dentro e si infila dentro, ovviamente. Per riuscire a renderlo in qualche modo più realistico, avrei bisogno di farci ombreggiature, cose che non farò perché mi portano via tempo. Perché? Perché mi piace avere questo orecchio grande. Lo posso iniziare a muovere. Se inizio ad esempio a farci dei capelli, dico guarda, prendo marrone e gli faccio dei capelli. Ora, lì c'è scritto Golgi. Perché in realtà è la parte dell'orecchio che mi piace di più, cioè mi piace proprio pronunciare e dire Golgi, Golgi. E se io inizio a far così, vedete che il disegno inizia a prendere un altro, sembra prendere un altro significato, perché immediatamente non capite che è un orecchio, cioè è un orecchio di un gigante, di una statua gigante, non l'orecchio del Colosso di Rodi. Questi si capisce benissimo che sono capelli simbolici, perché così grandi dovrei mettermi a disegnare quasi capello per capello, e quindi la diretta Instagram non basterebbe. Se faccio una cosa del genere, inizio a entrare in uno strano, mi dà una strana sensazione questo disegno così in grande, perché sembra qualcos'altro, sembra un territorio, sembra una mappa, perché c'è scritto Golgi. Quindi qualcuno potrebbe vederla magari tra, non so, tra 500, 1000 anni, ritrovano questo disegno e dicono cosa sarà mai stato? Cos'era Golgi? Sarà stata la montagna sacra? Oppure era la caverna? Oppure una mappa del tesoro? Qua in Golgi troveremo il significato di tutto, il centro di tutto. Questa cosa dei disegni che si trasformano in altro a me piace tantissimo e vi invito a provare a disegnare le cose nella loro tipicità e staccandole, decontestualizzandole.
decostruire, cioè poi ricostruite dopo, avete sempre tempo per ricostruire. E in questo modo vi concentrate sull'oggetto e capite tra l'altro che il nostro corpo, ad esempio, è fatto di tanti pezzi diversi, quindi siamo una sorta di cooperativa che per lo più insomma funziona perché riusciamo ad avere una vita decente, insomma. E quindi concentrarsi sulle varie parti del nostro corpo, come della nostra vita, di ciò che vediamo, è interessante perché ve le fa conoscere meglio, eh? E vi fa anche divertire perché scoprite che disegnandolo il mondo è pieno di forme interessanti. Quindi, per dire, anche per un disegnatore alle prime armi, ci sono un sacco di cose da disegnare che non si disegnano mai, le unghie, le orecchie, un dente, la narice, no, ma non la narice nel viso, no, solo quella. Disegna solo narici. E poi fatti un taccuino tutto di narici. Vedrai cosa succede. Ora, non voglio uscire dal cosa, però vi diventa una cosa del genere. Guardate che è interessante, è un taccuino di narici. Poi potrebbero essere anche i buchi delle orecchie, no? Arrivate alla fine avete tanti tipi di punti. E quindi avete una gran varietà di un catalogo di piccoli disegni di forme da cui pescare. Quindi una cosa interessante, un po' come mettersi a fare delle orecchie molto piccole. Adesso prendo una penna, così, e si inizia a disegnare delle forme di orecchie molto piccole. Cosa posso disegnare? Quando è così piccolo, io non. Lì sembrano ancora più piccole, bene, dalla ripresa, benissimo. Disegnando più piccolo che posso. Cosa resta dell'orecchio? Un buco. Vedete, se faccio il buco è anche troppo questo buco. Cioè, cosa posso fare? Faccio il contorno qua? Sì, se questo orecchio è un po' abbottonato. Vedete, faccio tantissime forme. Queste sono. Cosa succederà? Che sempre questo archeologo, poveretto, del futuro, quando troverà questo foglio, dirà. Una scrittura arcaica, chissà cosa voleva dire. No, sono orecchie, cioè sto cercando di disegnare le orecchie senza riuscirci, tra l'altro, perché sono troppo piccole e tra la mia vista imperfetta e la mia mano non riesco. E guardate cosa succede, cioè se queste orecchie poi inizio ad avvicinarle, prendono tutto un altro significato. Cioè se io le ingrandisco, le proietto, e magari le proietto sul muro di una sera d'estate, di un castello, non lo so, italiano, mi diventano qualcos'altro. Quindi continuamente, secondo me, è interessante usare il disegno come strumento per guardare le cose da punti di vista diversi, allontanarsi, avvicinarsi. Bene, direi che siamo arrivati quasi alla conclusione di questo mio viaggio intorno all'orecchio. Non so se vi ho dato degli spunti interessanti, di sicuro vi ho fatto vedere un modo abbastanza assurdo e assolutamente non proficuo di procedere quando dovete studiare qualcosa disegnando. Però la cosa importante è che ci sono pezzi del vostro corpo che sono davvero, davvero interessanti da disegnare. E lo sono perché hanno delle forme incredibili. E il disegno è quello che meglio restituisce le forme di questi pezzi del vostro corpo, del vostro mondo. Giusto per lasciarsi, visto che abbiamo esplorato solo quattro pezzi del corpo. Un'altra cosa che a me piace molto, che è veramente bella da disegnare, sono le nocche, le pieghe sulle nocche, oppure disegnatevi i gomiti, cioè fate ritratti di gomiti degli amici, eh? E non solo, disegnate orecchie. Se volete essere sicuri di disegnare delle orecchie che abbiano la giusta dimensione, usate come ho fatto io dei taccuini da telefono oppure dei foglietti così piccoli, vedrete che l'orecchio inizia a crearsi nella dimensione giusta. Io a questo punto giro il mio aggeggio così vi posso salutare.
per avermi seguito insomma per ciò che avete, che siete riusciti a seguire. E vi do l'appuntamento come Giovanna, Guido e Pietro, vi diamo l'appuntamento allo Scarabocchi Festival a settembre. E l'invito è adesso in estate che vedrete un sacco di corpi scoperti, disegnate, fate taccuini di orecchie, di piedi, di braccia, di mani. Vi saluto e ringrazio per i saluti, grazie da Barcellona, grazie a te. C'è bella coppa, grazie Giovanna, Guido che c'eravate, Antonella sto guardando i messaggi, grazie a tutti per avermi seguito e buon proseguimento e buona estate, buona orecchia. Ciao ciao.